ancora più gravi e più grandi di quelle che abbiamo conosciuto negli anni scorsi. In questo senso, la semplice emissione dei bandi non è una soluzione. Abbiamo ripetuto in più occasioni che in questo contesto, un contesto che cambia tutto, la possibilità di realizzare quei concorsi nei tempi previsti è altamente improbabile. Noi continuiamo a proporre che in particolare per le assunzioni previste dal piano straordinario non soltanto si lavori ad ampliare significativamente la platea, ma si proceda rapidamente con un'assunzione basata su titoli e anzianità, cioè su meccanismi che consentano in modo molto rapido di stabilizzare i docenti precari, gli stessi docenti che, come lei ha ricordato, ringraziandoli, hanno contribuito insieme agli altri a tenere viva la scuola italiana in questo momento difficile e consenta a tutti e a tutte noi di avere al 1° settembre il massimo dei docenti stabili nelle classi per garantire ai nostri ragazzi una scuola funzionante e sicura. Passiamo all'interrogazione numero 31518 dei deputati Toccafondi ed altri concernente iniziative di competenza in ordine agli stanziamenti a favore delle scuole paritarie e intendimenti in ordine alla ripresa delle attività scolastiche. La deputata Giuseppina Occhionero ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, collega. Grazie Presidente, grazie signora Ministra. La legge 62 del 2000 include gli istituti paritari nel sistema nazionale di istruzione, riconoscendone il fondamentale ruolo di garanzia del diritto allo studio, all'istruzione e di pluralità dell'offerta didattica. Il Covid-19 sta creando un doppio danno alle strutture paritarie: costi aggiuntivi per sostenere l'emergenza, sospensione del pagamento delle rette per la sospensione del servizio educativo. Non possiamo accettare il rischio di un'emorragia occupazionale che conti 180.000 unità oggi dipendenti presso le strutture paritarie, né correre il rischio di non poter garantire con le sole strutture scolastiche statali il posto allo studio ai 900.000 allievi che oggi frequentano le scuole paritarie. Probabilmente una struttura paritaria su tre non riuscirà a garantire la ripartenza a settembre. E poi c'è il problema degli studenti affetti da disabilità. Il governo Renzi ha già stanziato un fondo per sostenere le scuole paritarie e Italia Viva si è impegnata per supportare ancora di più gli studenti iscritti con disabilità nelle scuole paritarie. Il prossimo decreto è un'occasione d'oro. Quali misure concrete intende adottare, Ministra, per consentire alle scuole paritarie di garantire il servizio alle famiglie? Grazie. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Onorevole Occhionero, la sua interrogazione mi dà l'occasione per ricordare la funzione sussidiaria che le scuole paritarie svolgono nella società e nell'ambito dell'istruzione, quale parte integrante del Sistema Nazionale di Istruzione, secondo quanto previsto dalla legge 62 del 2000. Rispetto al merito delle risorse in favore delle scuole paritarie, già nel mese di marzo ho provveduto alla firma del decreto.